Sai che c'è una forma di revenge porn, eh? Questa sì colpisce soprattutto gli uomini, che si chiama sextortion. Sì, volevo arrivare lì, infatti. Ok, allora, questa sì, devo dire la verità, qui le vittime sono soprattutto maschi. Il sextortion è quella webcam spesso fake, nel senso che è gestita da organizzazioni criminali e la ragazzina che appare spesso ne è la prima vittima. Comunque, ci si mette webcam e ci si intrattiene con chat erotiche, autoerotismi e via discorrendo. Una volta, due volte, tre volte. Dopodiché arriva l'estorsione. Arriva questa bella richiesta di soldi nella quale viene terrorizzato il soggetto che si è intrattenuto con la ragazzina, mandando magari la prova, tipo un passaporto, che la ragazzina minorenne e magari anche una bella videata delle pene previste per il pedopornografo. E a quel punto iniziano le richieste di denaro e ci sono guarda, c'è un'organizzazione di nigeriani che ha fatto un sacco di soldi, perché poi sono anche ben organizzati, hanno l'immagine della ragazzina, l'immagine dell'uomo, meglio di Certo. così, scusa, erano in webcam, e Certo. poi però hanno anche accesso a, per esempio, i registri dei comuni, per cui sappiamo che sei sposato con Alessia Sorgato, l'abbiamo visto nel tuo certificato di residenza. Vediamo un attimo, dunque, Alessia Sorgato, aspetta, siamo andati su LinkedIn e abbiamo visto che ha lo studio in Piazza San Nazaro in Brolo a Milano. Vuoi che gliele mandiamo queste foto? Colleghi di Oramai lavoro. siamo tutti tracciabilissimi, Sì, no? sì. Veramente niente, è niente. Se io ti dico che i registri del comune sono liberi, sono open, questi certificati sono nelle mani di chiunque, credimi, magari hanno un piccolissimo costo, però per esempio le mie colleghe di studio che si occupano di separazione e divorzi, quando hanno bisogno del certificato di matrimonio, certificato di residenza, clic. Il comune glielo manda. Figurati un estorsore, quanto ci mette Certo. a trovare un'informazione del genere. Certo, sì. Bello il brutto della tecnologia che siamo diventati trasparenti, Ivan. Trasparenti. Però, guarda, diamo subito un altro consiglio alle nostre amiche e ai nostri amici. Adesso siamo riusciti a fare gender parificazione. Ti verrà da ridere, ti potrà sembrare anche bizzarro quello che sto per dirti, ma l'ho già testato in almeno due processi. Ha funzionato e quindi diamolo a tutti.